intorno a queste incognite c'è un'unica costante, il grande lavoro da parte di chi la scuola la fa, quindi docenti, dirigenti, personale ATA, operatori anche degli uffici scolastici, questa è la costante, c'è stato un grande lavoro, oggi inizia un anno scolastico e tutti quanti ci metteranno del proprio per fare in modo che sia il migliore possibile. Restano però tante criticità ancora assolutamente inevase, pensiamo ai temi degli organici, abbiamo ancora degli organici sottodimensionati, abbiamo quest'anno anche la mancata conferma in Abruzzo dell'organico Covid che porterà 2.000 lavoratori in meno nelle scuole, quindi le sanificazioni, gli sdoppiamenti per garantire anche delle classi un po' meno numerose non potranno essere effettuati. C'è poi il tema forte del precariato, continua questa piaga con delle percentuali che ormai si aggirano intorno al 20-30% del personale e quando ci troviamo di fronte a precari abbiamo un problema non solo per i precari ma anche per tutto il servizio perché manca la continuità didattica. Poi c'è tutto il tema riguardo alla sicurezza delle scuole, non ci sono stati interventi per esempio sui sistemi di areazione per rendere le classi più fruibili, insomma c'era la necessità di un'azione che non è stata fatta e adesso la scuola ci sembra anche un po' la grande assente della campagna elettorale. Noi pensiamo che bisogna partire dalla scuola invece, fare investimenti sull'istruzione perché rappresenta il futuro di questo paese. Tra questi aspetti che ha elencato, qual è che vi preoccupa di più, che vi preoccupa maggiormente proprio pensando al prossimo anno scolastico? Nell'immediatezza quello che ci preoccupa è il tema degli organici, in particolar modo gli organici ATA, infatti stiamo organizzando anche dei presidi da questo punto di vista per manifestare queste criticità. Poi però bisognerà anche capire come si svilupperà questo anno, perché noi abbiamo sicuramente tutti voglia di normalità, però non possiamo sapere se ci sarà una recrudescenza per esempio pandemica e laddove ciò avvenisse saremmo veramente in difficoltà, perché manca l'organico Covid, non ci sono gli impianti di reazione, non vorremmo poi tornare rispetto alle solite soluzioni come quelle della didattica a distanza che hanno comportato dei grossi problemi per i nostri studenti. Secondo lei dopo il 25 settembre si potrà magari istituire un tavolo con il nuovo governo per cercare di parlare insomma di queste incognite, di queste problematiche? Noi lo speriamo, ma anzi precediamo di questa data. L'8 di settembre incontreremo tutti quanti gli esponenti politici a Roma, abbiamo invitato tutte le forze politiche per capire che cosa vogliono fare, ma soprattutto per fare in modo che le promesse di questo periodo diventino fatti poi a partire dal 25, ai quali noi inchioderemo tutti quanti quelli che a prescindere dall'appartenenza politica poi governeranno questo paese. Noi siamo pronti, l'abbiamo fatto in precedenza, ma siamo pronti a mobilitarci per la scuola e per il futuro di questo paese.